paese è in generale complesso e negletto. Mi occupo di internazionalizzazione, vi lascio qualche riferimento, da ormai 30 anni prima dentro l'azienda, quindi con l'ottica da direttore marketing e poi invece come consulente di marketing internazionale. Allora, la selezione dei paesi per noi che cos'è? È il modo per evitare grandissimi guai, perché l'intervento in situazioni di portafoglio paese sbilanciato o eccessivamente focalizzato è comune, ma anche nel caso dei paesi a rapida crescita il prendere lucciole per lanterne è effettivamente un pericolo ed è molto più difficile leggere quei dati che nei paesi estremamente assestati sono invece magari diventati per noi una guida. Questa cosa entra in progetti che noi curiamo a volte per le istituzioni, a volte direttamente da sedi locali che abbiamo a Singapore e in Malesia, quindi in quei casi possiamo tuffarci nel mercato e lì si crea un gap molto forte. Ogni tanto mi rendo conto che parlando poi con le aziende si sentono degli scricchiolii, perché mi dimentico sempre che guardando dei dati e delle tabelle io faccio poi riferimento a quello che è la mia esperienza diretta. Diciamo che il rapporto con chi effettivamente può vedere la realtà del mercato con i propri occhi ci vuole, perché ti posso riempire e diciamo annegare di dati, di informazioni e di numeri, ma a volte manca la chiave per leggere questi numeri. E su un paese a rapida crescita questo può essere doppiamente pericoloso. I numeri. Già qualcuno, se torturati, raccontano tutto quello che volete, praticamente come l'Inquisizione in qualche modo. Allora, quindi questo problema selezione lo vediamo in più modalità. Io ho preso un pezzetto di una scheda paese e vedete qua che ci sono un po' dei numeretti, no? Ma dice, guarda, nel 2014 le esportazioni italiane nell'area, qua si parla di Asia, no, si stima che abbiano raggiunto i 7,1 miliardi di euro a fronte di importazioni con l'interscambio, guarda chi è il primo che lo fa, il secondo. Ma allora, io che sono un architetto di interni, dove devo andare? Di questa cosa qua ci facciamo un pochino meglio, detta così non ci aiuta tantissimo. Per darvi un esempio, ma sono tutti quelli che lavorano con i servizi che non ritrovano nella letteratura tipica di settore delle indicazioni chiare per valutare i paesi. Ognuno di noi, diciamo, ha delle proprie sequenze che molto spesso comunque prevedono un check-up aziendale, una revisione delle politiche di marketing già attuate, dopodiché io amo molto fare una revisione sul globo totale, cioè parto chiedendomi anche perché in Antartide no, quindi perché scarto dei paesi impossibili, poi faccio degli identikit paese con schede paese, analisi di settore e visione dell'azienda e poi un percorso che tende a mettere in ordine di priorità, perché vi ricordo che lavoriamo con risorse estremamente scarse, quindi abbiamo un problema di allocazione sistematica di risorse. Allora, occhio ai numeri che vi vengono dati, il PIL. Allora, già in Bhutan si dice sempre che il PIL non rappresenta bene come funziona un paese, però a me anche la dinamica del PIL non dice tantissimo, però facciamo attenzione perché alcuni PIL sono fatti ad esempio di petrolio. Poi per la Norvegia questa cosa mi potrebbe piacere, vi dirò che per la Malesia già è un pochino più critica. Il PIL pro capite, parità di potere d'acquisto, magari, ah che bello, lo trovano in tutti gli annuari, in tutti i ranking. Sì, ma non è che poi mi cadi nell'inganno di guardare il PIL pro capite del Brunei, perché quello se lo tiene il sultano, no? Allora, questo sì è interessante, ma va sempre incrociato con un altro dato che è l'indice di Gini, quindi l'indice che misura la sperequazione della ricchezza tra delle famiglie. Delle volte questi dati lasciano abbastanza fredda e delle volte passo tranquillamente avanti.
dovremo volare basso e volare alto al tempo stesso, perché c'è anche un approccio che va immediatamente a cercare di misurare la presenza di potenziali clienti. Dice no, io guarda, voglio andare a vedere assolutamente come reagiscono a una proposta. Molta attenzione a come è fatto il territorio. I paesi a rapida crescita molto spesso hanno una concentrazione su una metropoli che può essere la capitale, uno o più ambienti metropolitani, e poi un gap fortissimo con le condizioni di vita fuori dalla metropoli. Non fatevi troppo abbacinare, io sono un alfiere del web marketing per l'internazionalizzazione, dalle analisi del Google Trend, del Keyword Planner, che vi raccontano quante sono le ricerche di una determinata keyword in un territorio. Perché? Perché l'interesse per quella parola chiave non racconta né dell'accessibilità dell'area né tantomeno dell'effettiva possibilità di chiudere degli affari. Quindi è un indicatore, ma nulla più di questo. Fate anche molta attenzione ai costi come vi vengono rappresentati di un paese, perché in questo caso l'Indonesia magari vi sembra tanto conveniente per i costi del lavoro, il costo dell'insediamento, ma ci sono un sacco di costi sommersi. Questo lo trovereste con un incrocio con altri dati che sono quelli sul tasso di corruzione. Allora, qualche raccomandazione. Allora, distinguete tra i dati sono dei numeri un pochino nudi, diventano informazioni solo quando vengono contestualizzate e legate a un obiettivo. E distinguete tantissimo dalle politiche di marketing territoriale. I territori tra di loro competono per attrarre insediamenti e investimenti. E occhio che nessuno ci presenta il proprio paese per una realtà quotidiana che potrebbe essere quanto ci metti dalla zona industriale a una città o quanto è protetta la proprietà intellettuale, per dirne uno. Identificate da subito il vostro stile di internazionalizzazione. Chi lavora in maniera global legge i dati in un modo, chi lavora in maniera policentrica, costruisce dei piani di marketing diversi per ogni paese, lavora in una maniera diversa e non considererà barriera all'ingresso alcuni indicatori. Utilizzate degli indicatori di settore, cioè l'attrattività generale di un territorio non esiste. Assolutamente, io ho bisogno di sapere quanti progetti sono stati fatti nell'ultimo anno. Utilizzate gli strumenti di ricerca anche qualitativa. Allora, una mappatura dei progetti in pipeline interessa di più un architetto, un'azienda come la Reggiani, piuttosto che un dato di interscambio, un codice doganale. Considerate anche che noi siamo abituati a tagliare i paesi in quanto tali, ma in realtà esistono dei cluster, esistono delle aree, possono essere aree doganali, aree di influenza. Allora, da un lato mi interessano in prospettiva, tipo ASEAN, però poi, così come non esiste l'Unione Europea in quanto mercato, ed è la cosa che dobbiamo spiegare che viene dall'esterno, cioè la libertà di circolazione dei beni, ma i danesi comprano in maniera un pochino diversa dai portoghesi, così allo stesso modo, ad esempio dentro un'area come ASEAN, hai un paese che ha un'età media di 22 anni e uno che ce l'ha 30. Finirei con una sintesi alla Facebook. It's complicated.